Qui, esattamente come mi era stato detto. Quello che ti fanno non avviene a caso. Nessuna recluta partecipa. Chi tocca e brucia la tua carne è sempre lo stesso. È un mestiere anche quello, quasi una specializzazione. Il rito non prevede differenze di genere, non ha nessuna finalità veramente conoscitiva. È una metodologia indiscriminata. Per questo, tanti parlano a caso, fanno nomi conosciuti solo nella speranza di non essere più torturati. Ma non funziona così. Vengono ugualmente massacrati membri di gruppi armati, i loro familiari, amici o compagni di studio o di lavoro, militanti di partiti politici, sacerdoti o laici impegnati con i poveri, attivisti studenteschi, sindacalisti, dirigenti di quartiere e in un numero elevato di casi, persone semplici, ignare di tutto. È sufficiente avere il proprio nome in una rubrica telefonica sbagliata o sospetta. Quando sono arrivata all'ESMA, mi hanno portato direttamente nella stanza delle torture. Molti uomini si misero a picchiarmi, finché non riuscirono a togliermi i vestiti. Mi fecero sdraiare sul lettino delle torture, dove mi percossero ancora. Dopo, sono arrivata qua. Nella cappuccia, un luogo infernale. Ora non sono più un nome, né altro. Tutti siamo solo un numero, dall'assenza del quale sappiamo chi non c'era più. E le condizioni di vita sono penose. Siamo ristretti senza distinzione, su materassi sudici di sangue, orina, vomiti e sudorazioni. Per i nostri bisogni dobbiamo usare i secchi, che vanno svuotati. E già questo è un lusso. Molte volte siamo costretti a farlo per terra. Si chiede il permesso per i bisogni con l'alzata di mano e le guardie non ti autorizzano subito, ma aspettano che ci siano più mani, così da accompagnarci come in un trenino di sciagura, afferrando quello che sta davanti a noi senza vedere la strada, perché il cappuccio non ci viene tolto per tutto il tragitto. In questo muoverci le guardie diventano più cattive, sfogano il loro senso di colpa, percuotendoci senza distinzione di età, di sesso e di stato di salute. Che cosa siamo noi? Un numero grezzo che deve essere rapidamente azzerato. Anche le docce sono un supplizio. Le facciamo in gruppo, a volte non ci è concesso neanche di toglierci il cappuccio. E l'acqua che lo bagna è cinghiotte. Con il ruvido della stoffa e un inizio di una nuova sofferenza. L'igiene dei gabinetti e delle celle dipende dall'umore dei carcerieri. Ti accorgi subito che quando la vita di una persona è priva di valore, tutto è uguale a nulla. E soprattutto non c'è limite né pietà. Una volta, noi donne siamo state costrette a pulire gli orinatoi degli uomini con le mani. Tutto questo aveva una semplice conseguenza. Che molti di noi erano pieni di piducchi. Alcune volte venivamo aspersi con gli insetticidi, come fossimo delle bestie. Stanno morendo in tanti, sicuramente vogliono la morte di tutti. Quando sono stata portata giù, sapevo che il mio corpo sarebbe stato violato. C'era una parte di me che riusciva a porsi al di sopra, quasi a uscire dal mio stesso dolore. Poi ero risucchiata dentro e allora sentivo tutto con una intensità estrema. Lo stare in terra, in uno spazio stretto, non è la maggiore mortificazione. Credo che sia peggiore di tutto non avere la possibilità di dialogo, non poter vedere, non avere accanto al proprio gli occhi liberi, essere privata dalla luce. Quando lui mi ha preso e mi ha portato qui per scrivere, io non sapevo cosa sarebbe accaduto. Questo quaderno sul quale scrivo ogni cosa l'ho sempre avuto con me. Ho pensato che l'avrebbero distrutto prima di me. Invece sono qui. Gli ho chiesto: perché vuoi che io scriva? Lui mi ha risposto: può servire. Era una frase ambigua. Non avevo interesse a dire altro, mi bastava. Lui si è meravigliato del mio silenzio, però non ha detto nulla. È stato sempre presente al rito della piccagna, senza dire nulla.
Non mi è stato mai chiesto nulla. Sapeva già tutto, era stato tra noi. Com'era inutile questo, parimenti al resto. Ora andiamo avanti così. Ogni tanto mi prendono e mi portano qui. È una zona interna nella quale è stata ricavata una stanza con una piccola finestra. Posso stare senza cappuccio e con le mani senza catene. I piedi sono legati. Lui arriva e mi consegna il quaderno. Poi esce e torna dopo qualche ora per riprenderselo. Poi vengo ricondotta giù. Un giorno è venuto con una bambina. Io ho avuto paura per lei. Ugualmente non ho detto nulla. Quel giorno non avevo le caviglie legate. La bambina teneva stretta la sua mano. Era molto piccola, con gli occhi scuri e i capelli pure. Lui mi ha detto: non mi somiglia. Io non ho detto nulla. Non era mica una domanda. Allora lui mi ha chiesto perché io tacessi. Non so cosa dirti. Se mi chiedi dei figli, so che vanno nella stessa direzione dei genitori. Lui ha guardato la bambina, che nel frattempo aveva lasciato la sua mano e girava curiosa per la stanza vuota, ed ha detto: pensi che lei andrà nella mia direzione? Io ho guardato nuovamente la bambina e avevo molta tristezza, anche se era sua figlia. Non era giusto per lei stare qui. Non ero io a decidere nulla. Non ho risposto. La bambina ha fatto il giro del tavolo ed è venuta vicino alle mie ginocchia. Ha appoggiato le mani su di me. Ha alzato il viso ed ha sorriso. Esattamente come fanno tutti i bambini di quell'età. Io ho aperto le mie mani verso di lei, non sapendo se potevo fare una carezza. Mi sono fermata per aria. Ho pensato che dovessi avere l'età di mio nipote, che non avrei mai visto. Lei ha appoggiato la sua testa sulle mie ginocchia ed ha sorriso. Io mi sono messa a piangere senza rumore. Lui ha preso piano la piccola, l'ha sollevata tra le sue braccia e le ha sorriso, scuotendola in aria per gioco. Anche lei sorrideva e si spingeva avanti con le mani per toccare il suo viso. Sembrava una scena normale, di quelle che si vedono al parco. Poi mi ha detto: oggi finisci di scrivere tutto. È l'ultimo giorno. Ho annuito con il capo, senza chiedere nulla. Che cosa c'era di dubbio? Gli aerei erano già pronti. Ieri hanno portato via molte persone. Non tornerà nessuno, io lo so. Ed io sapevo di essere lì per questo. Però gli ho chiesto: che ne farai del mio quaderno? Lo terrai per te o lo darai a loro? Lui mi ha guardato, poi stringendo forte la bambina ha detto: io sono loro, lo terrò per me.